Bella raga, io sono DemonGamer03 e oggi siamo su Apex Legends. Andrò a fare la mia prima partita da computer. Il livello, quello che vedete ora, è lo stesso in cui mi ero fermato da PS4 l'ultima volta che ho giocato. Quindi è rimasto lo stesso, non ha cambiato livello. Allora, io raga, la prima volta che ho iniziato a giocarci in questo gioco era verso il 2019, appena uscito, a febbraio. Era uscito appena Apex Legends, se sbaglio correggetemi. Intanto direi di andare a startare una partita in trio. Qua, come vedete, abbiamo anche le leggende. Vabbè, io uso Caustic perché è quello che mi ricordo meglio come si utilizza, soprattutto per la sua abilità che è molto buona. Allora, essendo che avviso già che sono molti anni che non ci gioco, sono passati molti anni, quindi l'ultima volta che ho giocato mi sa che era il 2021, però da PS4. L'ultima volta che ho giocato. E poi ho deciso di, ultimamente, verso queste settimane, di installarlo sul computer. Ho collegato l'account mio PlayStation ad Apex, L'attrazione verso il quindi disordine è al servizio implacabile, app non la praticamente, combatto. che sarebbe da dove ho scaricato Apex. Adesso non saprei come Ecco spiegarvelo. il Dovrebbe campione. chiamarsi EA Games, qualcosa del genere. Credete davvero che ne E il campione mi uscirete sembra già bello forte. Allora, la mappa, vediamo quale c'è. Allora, c'è la So mappa come secondaria, catturare il mio pubblico. perché la prima mappa era un'altra, che adesso So come. vediamo se dopo questa Vista partita da la quassù, mettono. eh? Da quella Questo parte, dove sta gente! andando? Ora! Ok, questo ha deciso di farci buttare proprio qua. Speriamo che vada bene. E allora io ho visto che farò abbastanza schifo, perché essendo che non ho mai giocato da computer, però direi che un tutorial un pochettino l'ho fatto, quindi un po' per vedere come funzionava il gioco, quindi un po' i comandi, un pochettino qualcosina ho capito, però quella mira ovviamente dovrò migliorare. Ok, qua cosa sta succedendo? Beh, non faccio domande. In teoria ogni tot cambiano mappa, in teoria come so ci sono tre mappe, quindi c'è questa qua che è il confine del mondo, che è la seconda che hanno messo. Perché la prima, se non sbaglio, si chiama Canyon del Re, che sinceramente a mio parere è la migliore. In cui ci stanno tipo dei draghi volanti, anche che se li spari ti dopo anche il bottino. Allora vediamo che arma questa, SMG Scar. Vediamo, vediamo. Ok. Questo direi L'anello è di al distante. posto che 45 cosa? secondi prima della Al posto chiusura. di questo. Si parte! Ma che sta succedendo qua? Ma? Che sta succedendo qua fuori? Mi sto prendendo una freccia? Ma? Canna, velino laser, però vediamo, vediamo su che arma questo non lo fa vedere. Forse ci vorrà un'altra arma, ovviamente. Allora, mi ricordo che c'erano due armi in cui me la cavavo bene, che ovviamente queste non sono. Va bene. C'è uno stabilizzatore canna, livello 3. E sanno comunque giocare da computer, visto che non ci ho mai giocato. Infatti queste sono le prime partite, ma vi dico Qui raga c'è che un'ottica. Cecchino. Qui c'è una tenterò devolente. a migliorare su questo gioco, perché ho Quelle proprio capsule l'obiettivo di esistenza possono migliorare fare al su caso Apex vostro. Legends. Perché alla fine è carino come gioco. Però vi dico già, raga, vi dico già questa cosa: gli avversari qua non sono come su Fortnite, sono 10.000 volte più forti. E
Almeno che non trovi quelli scarsi, ma quelli scarsi sono veramente rari, raga, vi dico, sono tanto rari. Fammi dire questo, vedi che questo è un 4x8, quindi direi dropparne uno. Ok. Come si faceva a droppare? Qui c'è una capsula. Ok. E a volte devo ricordarmi bene i comandi, perché sì, qualcosina mi ricordo, raga. Perché sti giorni ho fatto un po' di storia. Scorta extra da questa parte. Nuovo livello. Un potenziamento sarebbe una variabile interessante. Se riuscirei ad andare verso di qua, verso l'epicentro. Distanza ravvicinata. Vedete se c'è qualche arma buona. Di sotto lì si trova buon loot. Verso l'epicentro. Sto facendo è sconsigliabile allontanarsi dalla squadra. Fammi vedere quanto è. Non so se ce la faccio. Io ho paura di incontrare gente. Chiedo tra l'assolutamente di armi buone. Vediamo che tra un po' mi cambia la mappa. Io quale devo andare nel centro. Grazie a buon loot. Esperimenti. Proviamo questo. Rampage. Ok, sembra già migliore come arma. Re 45 automatica. Prendiamo degli scudi. E direi di dirigerci assolutamente verso l'epicentro. Comunque, se vi chiederete perché non ho più giocato da play, insomma, perché non ho potuto fare il video da PS4. E siccome ero più bravo da PS4, beh, il fatto che la mia play, ho paura che non tenga più il gioco dopo tempo, insomma, ha i suoi anni alle spalle la mia play, sì, potrebbe tenerlo, ma dovrei liberare un botto di spazio e dovrei averci tanto tempo per andare a liberare lo spazio, cosa che ovviamente non ho sbatti di andare momentaneamente a liberare lo spazio perché c'è tanta roba da passare. Soprattutto si tratta di tante vecchie clip video di Fortnite che c'ho delle vecchie season, quindi un potenziamento mi attende. Ci tenevo praticamente momentaneamente a tenerle finché un giorno non riuscirò a comprarmi una bella chiavetta a passare Darko tutte le clip sull'altro PC, quindi fare un po' di spazio nella play e un giorno vediamo se riuscirò a fare l'aggiornamento di Apex su play, perché da play giocavo stra molto bene. Faccio veramente bene, raga, l'Apex. Niente. Oltre che non ho mai dato bene. Vabbè, raga, è la prima partita e sempre quella dei principianti. Anche se direi che sono un principiante. Direi sinceramente. Ok, altri 5 minuti, poi cambiano la mappa, quindi forse siamo ancora in tempo, raga. Direi di riprovare la partita. Normalmente le armi in cui vado meglio sono il Frontlane. Ed se non sbaglio si chiamava l'altra, non mi ricordo il nome, mi ricordo LG Star, qualcosa del genere. Forse, raga, posso sbagliare col nome. Se sono qui è solo grazie al sacrificio di quel Titan. Non mi ricordo precisamente il nome di quell'arma, però so che è molto forte, da come ricordo. Lavoro duro, bella vittoria. Ok, i miei compagni di squadra non sembrano un granché, quindi speriamo bene. Questo è il tuo campione. Spero non abbiate paura di sporcarvi le mani. Ecco, questo è un problema, raga. Questi giocatori sono un problema molto serio di Apex. Sono allora, io direi di andare
Suggerisco epicentro, questo luogo di atterraggio. Perché ci sono tutte le ceste attorno. E quindi direi che si può avere una buona scelta di loot, secondo me. Aspettiamo un attimino e ci lanciamo. Oh, ok. Ok, tra 3, 2. Direi che possiamo atterrare qui. 1. Mi sento più vivo quando mi avvicino rapidamente alla morte. Devo buttarci proprio qua. Noto che il ping è abbastanza alto oggi. Gli FPS non sono al massimo. Cioè, il gioco sì, gira, però il ping non è che sia dei migliori. Vabbè, che raga, sono tutto su questo video oggi. Non ho una buona connessione. Questo è il problema oggi. La linea non è molto buona. Adesso scendiamo qua giù. Prima vittima. Ci sarà mai. Il ciclo è iniziato. Già. Un minuto alla chiusura dell'anello qui vicino. Tanto il nostro compagno di squadra sta a prendere le ceste. Quindi no. Allora io vado a prendere le ceste qua. Benissimo. Vediamo se troviamo l'arma che cerco. Abbiamo. Oh, vediamo. L'anello è vicino. 45 secondi. Repeater. Questo cos'è? Longbow. Longbow. O flight lane. Forse è meglio longbow. Qui c'è un'ottica. Cecchino. Restano 30 secondi. Siamo vicini. Vediamo qua cosa c'è, interessante, colpi energetici, bene. Qua non c'è nulla di che. Qua abbiamo nulla di che. Allora, questa è per sicurezza. Ma mancano solo 10 secondi, muoversi! Ce n'è un'altra qua di chest. Cosa abbiamo? Il mastiff, allora. Attenzione, anello in chiusura. Posso fare affidamento sul Longbow o Devotion? È inutile. Non lo so qual è il migliore. Forse lascio il Longbow. Nemico laggiù. Nemico individuato. Arrivo. Vediamo se questo ce la può fare. Speriamo bene. Arrivo a dare una mano. Aspettate un attimo. Scudo nemico. Sono sotto tiro. Sto arrivando. Ha abbattuto un nemico. Grande. GG. Allora, mentre tu batti i nemici, ho... Capsula assistenza in discesa, utile quando servono accessori o un po' di... Cerco qualche altra arma, già che ci siamo. C'è giusto... Leggero lag. Lancio una granata, occhi aperti. Stella Arc lanciata, attenzione. Stella Arc lanciata. Li vedo. Sono a terra. Un po' l'ho hittato. Aspettate, vediamo se riesco a fare una roba. Ucciso uno. Forse dovrei sfruttare un potenziamento. Ne ho ucciso uno con le mie mani. Aia. Sbagliato io qua, raga. Ho ucciso uno, ma ho sbagliato un botto. Raga, qua l'ho sbagliata un botto la partita. Potevo sparargli, ma ho voluto provare a lanciargli le trappole a gas, ma nulla. Questo è un errore, vabbè raga, può capitare, ho fatto un errore. Ok, tra 25 secondi cambiano la mappa. Vediamo che mappa ci sarà. Un pack Apex, andiamo subito ad aprirlo, raga. Ok, andiamo indietro. 7 secondi, speriamo che non ho fatto decente. Olympus, da centro dell'eccellenza scientifica a parco giochi per buoni a nulla come questi. Onesto. Vabbè raga, che dire, queste erano le mie prime due partite. Allora, ho fatto una kill, quindi c'è già un leggero miglioramento, anche se proprio non andavo fluido perché il ping
Non era il massimo, però alla fine il gioco era giocabile. E vabbè, che dire raga, io direi di concludere con questo video, che intanto queste erano le mie prime due partite su Apex da PC, quindi era anche un riscaldamento. Adesso inizierò a fare un paio di video su Apex e cercherò di migliorare molto su Apex e cercare di fare più kill possibili, perché ho appena visto che il Mastiff da vicino fa un botto di danno. Infatti avete visto come l'ho preso quello lì? In due colpi l'ho atterrato, a meno che non era già whiteato, quindi che non avevano già tolto scudo e un po' di vita. Però secondo me quell'arma è forte, eh. Forse ho trovato un'altra arma forte, che non sapevo che era forte, perché raga non mi ricordo in questo gioco le armi quali sono quelle migliori, quelle no. Insomma, qualcosina sì mi ricordo, ma non proprio tutte mi ricordo, quindi non so quanto danno facciano quelle armi e non so quanto siano buone. Ecco, quindi vado su affidamento su quelle che conosco ovviamente, perché le altre non lo so come siano, perché poi ogni arma praticamente devi saperla utilizzare, quindi ha un mirino, quindi come si può dire, quando spari ogni arma è un po' diversa, come su Fortnite. Ecco, ogni arma tipo la mitraglietta è un'arma medio vicino, quindi distanza. Invece il pompa è un'arma da vicino. Ecco. E lo scar è un'arma distanza, medio e anche vicino. Però da vicino non è che tanto consigliabile, almeno che se non vuoi spammare per entrare dentro le strutture. E allora là posso anche starci, ma là si può usare anche la mitraglietta, per farvi un esempio. Vabbè raga, io concludo questo video come dicevo e noi ci vediamo alla prossima. Quindi al prossimo video di Apex Legends. Quindi un saluto dal vostro DemonGamer03 e ci vediamo alla prossima. Bella raga!